Se in Dante c'è tutta una serie di rimandi che capisco i professori possono assolutamente pensare di dover chiarire, per Ariosto poi è inutile, davvero inutile. Siamo davanti a una straordinaria fiaba dove accade tutto quanto, non devo sapere nulla. La lingua è una lingua anche diretta, semplice, mai goduta nell'eleganza. È il trionfo dell'immaginazione. Il territorio che voi avete visto anche venendo qua probabilmente ha ispirato fin da giovane l'Ariosto, il suo animo sensibile di poeta. Guardando le nostre colline, probabilmente è stato determinante per i suoi pensieri, i suoi scritti. Già fin da piccolo proprio era iniziato a queste bellezze del paesaggio, del bosco, della collina, dell'agricoltura. L'Ariosto è entrato nella mia vita perché tutta Ferrara ne è impregnata. E pattinare in piazza Ariostea da bambino, coi pattini in piazza Ariostea, dove al centro c'è la colonna con Ludovico Ariosto, col suo lauro in testa del 1833. L'Ariosto era il liceo Ariosto, dove ho fatto il liceo classico. L'Ariosto era casa dell'Ariosto, quella casa in Contrada del Mirasole. Badi bene che io sto in Contrada della Rosa, quindi sono Contrada della Rosa e Contrada del Mirasole, sono due vie intitolate a dei fiori e qualche segno del destino. Ma insomma l'Ariosto era il divertimento del racconto puro, fine a se stesso, l'ippogrifo che volava, era l'uscita dalla realtà. Vedi il Soratte splendere di nevi. Per noi che arriviamo in piena estate sotto la montagna laziale, i versi di Orazio restano lo stesso un richiamo del paesaggio che il grande poeta latino poteva vedere dalla sua casa fra i campi. Un paesaggio non troppo mutato da quei giorni di 2000 anni fa e chi avrà visto, ora è mezzo millennio, avvicinandosi nei suoi viaggi a Roma, il poeta Ludovico Ariosto. Poeti diversi, molto più immaginifico il nostro, ma con dei punti comuni, l'amore per la campagna, e una vita sobria e solitaria, tinta di stoicismo. L'ironia e la saggezza che dal poeta delle satire passano all'autore ricordato per l'Orlando Furioso, ma che nelle sue satire trova il modo di raccontarci una vita serenamente infelice o felicemente inquieta. Cominciata in una tranquilla città della pianura emiliana.
già mi fur dolci inviti a empir le carte dei luoghi ameni di che il nostro reggio, il natio nido, n'ha la sua parte. Noi ci troviamo adesso al centro del Parco del Popolo o Giardini Pubblici. Questi sono i nomi con cui i reggiani conoscono quest'area verde. E siamo qua perché fino alla metà del XIX secolo proprio su quest'area insisteva la cittadella, la fortificazione cittadina, sede del governo dell'amministrazione estense e sede anche delle forze armate e dei duchi d'est. Nel 1472 arriva come governatore di Reggio un nobile ferrarese, Niccolò Ariosti. Ha 38 anni ed è un importante funzionario della corte degli Este. Arrivato a Reggio, conosce e immediatamente sposa Daria Malaguzzi Valeri, di 20 anni, giovane, potremmo dire, ereditiera reggiana. Da questo matrimonio, giovedì 8 settembre 1474, nasce Ludovico Ariosto. Il nostro Ludovico è presumibile quindi che abbia visto la luce proprio nell'edificio sede di residenza del governatore. Edificio che è ricordato da un'epigrafe in marmo bianco scolpita con quello che rimane della cittadella, le due uniche pietre superstiti della cittadella di Reggio, e collocata nel luogo dove sorgeva il palazzo del governatore. Ludovico passa a Reggio 11 anni e si allontanerà con la famiglia nel 1485. Ed è quindi qua che forse Ludovico acquista quel senso dei giochi guerreschi, quella passione per le armi che poi tanto ammirevolmente trasmette nel suo poema. Cresce in pratica tra soldatacci, ma della vita dei soldatacci il nostro Ludovico trae solo gli aspetti, diciamo, più poetici e più avventurosi, non sicuramente gli aspetti più banali e quotidiani. Ma cos'era Reggio in questi anni di fine 400 in cui il nostro Ludovico cresce? Reggio era una grossa città ed era una città che godeva in quel periodo di un particolare benessere. Erano circa 80 anni che la città di Reggio era entrata a far parte del Ducato degli Este, confinava a ovest col vicino Ducato di Parma ed era una città molto ricca perché godeva da almeno 70 anni della pace. La pianura reggiana, dunque, come sarà pianeggiante lo scenario ferrarese, una quinta teatrale non casualmente importante per Ludovico Ariosto. Noi siamo a Ferrara, nell'unico punto d'Italia dove non c'è interruzione dello sguardo di una montagna o di una colle o di un mare. Tutta l'Italia è all'occhio interrotta o da una collina o da una montagna o da un lago o da un mare. Ferrara è stampata in mezzo alla pianura padana, senza soluzione di continuità nello sguardo, in un vuoto assoluto. Non si vede niente. Io da bambino ho la nozione di queste sterminate cose di neve invernali e verde d'estate, con quella calura da guareschi nelle rive del Po, no? Cioè, dove c'è una specie di dimensione infinita che in Italia non è molto italica, è sarmatico, russa. È allusiva a altri, allora viene il nesso, il vuoto chiama il dovere di riempirlo. La straordinaria attitudine a raccontar fole e a inventar fiabe, ma quanto più possibile intrecciate e che prolificano una dall'altra, che è Boiardo e Ariosto, è il fantastico. Ecco, io credo che abbia un peduncolo nell'horror vacui della pianura padana. La pianura, ma anche le colline, quelle che circondano Reggio, e diventando pian piano Appennini,
rappresentano, come la seconda anima, meno nota e appariscente e ricordata forse, ma bella come poche altre nel paesaggio italiano. Non mi si può della memoria torre le vigne e i solchi del fecondo Iaco, la valle, il colle, la ben posta torre. Erano allora gli anni miei fra aprile e maggio belli, cor l'ottobre dietro si lasciano. Qui siamo a Monte Iatico, nel comune di Albinea, una frazione vicino a Reggio Emilia, siamo a 10 km da Reggio Emilia, dove le colline cominciano ad accartocciarsi e a creare questo paesaggio meraviglioso. In questa proprietà, che era della famiglia Malaguzzi, genitori di Ariosto, nei primi anni del Cinquecento Ludovico passava qui alcuni momenti di villeggiatura quando dalla calura della città si trasferiva con la famiglia in queste zone per il fresco, per la bellezza dei paesaggi, per la fertilità del luogo. Di questo ne dà testimonianza a età avanzata, quando governatore della Garfagnana si ricorda dei momenti passati al Mauriziano e a Monte Iaco. Il fecondo Iaco, come lui descrive nella sua quarta satira. Le satire l'Ariosto le fa dopo l'aver scritto l'Orlando Furioso, perciò lui è in Garfagnana, in mezzo ai banditi, alla Morotto, in mezzo alle guerre. Lui non era un uomo d'armi, lui era un uomo di lettere e ci stava stretto in Garfagnana, e allora scrive queste lettere ai cugini Malaguzzi, richiamando appunto i luoghi a lui cari. Tra i luoghi del cuore di uno scrittore che sembra raccontarci meno di sé che della sua immaginazione, ve n'è uno che è il più importante di tutti, probabilmente. È alle porte di Reggio Emilia, questo luogo che ha suggestioni reali, unisce gli incanti della poesia e della memoria. Nella quarta satira, dedicata al cugino Sigismondo Malaguzzi, Ludovico Ariosto ricorda con piacevole malinconia i bei giorni trascorsi al Mauriziano. Siamo vicino a Reggio, a 3 chilometri dalla città, adesso praticamente periferia, allora aperta campagna, e il Mauriziano era una grande possessione della famiglia materna di Ludovico Ariosto, dei Malaguzzi. I Malaguzzi ne ebbero l'investitura nel 1432. Sappiamo che la possessione del Mauriziano era composta da una casa colonica, a corte, da una residenza o villa delle delizie, da un mulino, da campi coltivati, da un giardino e anche da una fornace, quindi una unità produttiva e completa in se stessa. Il tuo Maurician sempre vagheggio, la bella stanza e il rodano vicino, dalle naiade amato ombroso seggio, il lucido vivaio oltre il giardino si cinge intorno, il fresco rio che corre regando le erbe, dove fa poi il molino. In questo luogo Ludovico ha trascorso probabilmente le estati della sua fanciullezza. C'è una sala vera e propria, chiamata la sala di Ludovico Ariosto, la stanza dei poeti, in cui un ciclo di affreschi ricorda tutti i vari poeti, sia dell'antichità sia contemporanei, e la sala degli Orazi e Curiazi, in cui si raccontano fatti della mitologia romana. Mio padre mi cacciò con spiedi e lance, nonché con sproni, a volger testi e chiose, e mi occupò 5 anni in quelle ciance. Ma poiché vide poco fruttuose l'opere e il tempo in van gittarsi, dopo molto contrasto in libertà mi pose. È il padre di Ariosto, dunque, a spingerlo nelle braccia di un'università inutile e di una città che sarà invece decisiva nella sua vita. Una città,
che anche in relazione la visionaria fantasia ariostesca si è definita sovente magica. Io la direi più metafisica che magica, cioè infatti la scuola della pittura metafisica è nata a Ferrara, De Chirico, Savinio, Carrà, Morandi erano in ospedale militare a Ferrara nel 1917, era la villa del seminario, erano dietro le prime linee, ricoverati qui, qui nacque la pittura metafisica. Magica nel senso che è come secondo me nella mia città volante, io la faccio volare in cielo Ferrara, perché c'è qualcosa che ha a che fare con la bolla di sapone in cui è chiusa la città. Io la città la vedo spesso in una dimensione rallentata del tempo, chiusa e sospesa in una specie di trasparenza perlacea, una bolla, con una grande separatezza dal contesto. Insomma, Rovigo, Padova, Bologna, le altre non hanno quel qualche cosa qui. Il tempo rallenta, quindi ha un po' dell'utopia e quindi anche della sospensione magica in questo senso che vince la metamorfosi del tempo, questo sì, che vince la distruzione, l'opera demolitrice del tempo. Sembra che il divenire qui rallenti fino quasi a simulare talvolta l'essere. Ecco. Una città, Ferrara, dove più che frequentare le aule accademiche, come ricorderà nella commedia della Lena, Ariosto non disdegna le taverne, come quella che in via Gorgadello ancora è ricordata come la preferita di un poeta che predilige cibi semplici e ingenui, tavole schiette a mense riccamente imbandite. Chi brama onor di sprone o di cappello serva re, duca, cardinale o papa. In casa mia mi sa meglio una rapa che io cuoca e cotta su un stecco me inforco. La città, la dinastia, la grandeur che Ariosto dovrà celebrare nella sua più grande opera. La via ducale, ora Ercole I d'Este, che si trova qui alle mie spalle, rappresenta il cardine di una concezione urbanistica che molto ha a che fare con Ariosto. I duchi estensi stanno attraverso la politica di colui che sarà il padrone, tra virgolette, di Ariosto, vale a dire il duca Alfonso I, benché prima fosse stato il suo fratello, il cardinale Ippolito. Alfonso I rappresenta in qualche modo la realizzazione del grande programma che il padre Ercole I ha fatto della dinastia. Ercole dunque pensa di raddoppiare Ferrara. Ma come la raddoppia? Il castello, il luogo del potere in cui ora ci troviamo, concludeva la città a nord. Ecco che allora Ercole e il grande architetto Biagio Rossetti raddoppiano la città creando appunto un modello, una città ideale, una città utopistica, formato sul concetto del castrum romano. Due grandi vie perpendicolari, questa è la via di San Benedetto, che la taglia a metà, dove appunto si trovano altri luoghi mirabili, Palazzo dei Diamanti e via dicendo, e su questa città ideale costruire il segno più importante del potere. Ecco che allora la via che celebra la magnificenza del potere si apre qui e si conclude alla Porta degli Angeli, da cui entravano o uscivano le grandi cerimonie pubbliche. Mi more il padre, ed a Maria il pensiero, drieto a Marta bisogna ch'io rivolga, ch'io muti in squarci ed in vacchette Omero, trovi marito e modo che si tolga di casa una sorella e un'altra appresso, e che l'eredità non se ne dolga. Coi piccioli fratelli, ai quai successo ero, in luogo di padre, far l'uffizio che debito e pietà m'avea commesso. Nel febbraio del 1500, Ariosto rimane orfano e con una famiglia da mantenere
deve accettare una vita diversa da quella dedicata agli studi e alla poesia che aveva immaginato. Aggiunge che dal giogo del cardinale d'Aeste oppresso fui, non mi lasciò fermar molto in un luogo e di poeta cavallarmi feo. 2 anni dopo ritroviamo Ariosto col grado di capitano in un luogo nell'Appennino emiliano che è ancora avvolto nelle nuvolose leggende della storia. Quando Ludovico Ariosto, agli inizi di quel secolo straordinario che è il Cinquecento, arriva qui come capitano di Canossa, effettivamente assomiglia a quel personaggio che molti secoli dopo, in pieno Novecento, raffigurerà Dino Buzzati nel deserto dei Tartari. Quel giovane ufficiale di nome Drogo, che come primo incarico della sua possibile futura carriera militare viene inviato presso la fortezza Bastiani, una fortezza mitica posta ai confini di un fantomatico impero dove si attende sempre un evento bellico, una battaglia, un nemico che non verrà mai. Ed è come il senso di qualcosa di impossibile, anche l'inadeguatezza rispetto al proprio destino, a quello che si vive e a quello che si sarebbe voluto. Perché in effetti Ariosto non è certamente nato come comandante militare e per certi versi lui, venendo qua, vive un'esperienza paradossale, cioè di essere costretto a vivere una vita che non vorrebbe fosse la sua. Circa 450 anni prima, grosso modo, della venuta qui di Ludovico Ariosto come comandante militare, avviene un evento che certamente Ariosto conosceva ed è quello passato alla storia come il perdono di Canossa, un termine che è diventato proverbiale quando si vuole intendere un perdono, parlando di quell'imperatore Enrico IV che è scomunicato, quindi probabilmente costretto alla fine della sua carriera politica, si spinge vestito da penitente, scendendo dalla Germania in Italia, ad implorare il perdono di Papa Gregorio VII, un momento simbolo, il momento più importante di quelle lotte tra impero e chiesa che hanno diviso quei secoli del Medioevo. Ariosto quindi conosceva questo evento, sapeva che Enrico IV era venuto qui, vive quindi nel ricordo di eventi mitici molto più grandi di lui. L'Ariosto, insomma, ha nel cardinale Ippolito un ingrato padrone. Nel 1503, aveva cominciato 503-504, aveva cominciato alcuni canti Ludovico Ariosto dell'Orlando Furioso e chiede il permesso al suo signore, che era il cardinale Ippolito d'Este, fratello di Alfonso I, in castello, di leggerli. E lei comincia a leggere alcuni canti dell'Orlando Furioso, il cardinale ascolta, finita la lettura, il cardinale esce con queste parole: ma messer Ludovico, dove siete andati a trovare tante coglionerie? La risposta da nessuna parte e dappertutto, io direi, non c'è un luogo dove sono nascoste nella nostra capacità di vedere in profondità le zone nascoste di noi stessi. Noi siamo come una casa fatta di tante stanze, ma viviamo sempre nelle stesse. Ce ne sono molte che sono chiuse a chiave, dove non entriamo mai. Se io fossi andato a Roma, dirà alcuno, a farmi uccellatore di benefici, preso alla rete ne avrei già più d'uno. Ariosto non vive rapporti facili col suo cardinale e di riflesso con Roma e la Chiesa. Rifiuta la vita religiosa cui non si sente vocato, anche rinunciando a possibili benefici economici. Ma, strane contraddizioni dei poeti, accetta, sia pure da laico, un incarico ecclesiastico. Qui siamo a Montericco, una frazione del comune di Albinea, in provincia di Reggio Emilia. Il nome stesso, Montericco, deriva dalla fertilità del luogo. Qui, già dal Medioevo, è sempre stata una zona di vigneti, di oliveti, dove l'economia locale viveva proprio d'agricoltura ed era importante, e tutti i poderi qui attorno, che erano della Chiesa, in un primo tempo erano dei monaci benedettini che qui avevano il monastero di San Prospero, qui coltivavano l'olivo, l'orto,
e con l'ulivo facevano l'olio per mantenere tutte le chiese reggiane, perché l'Ariosto è capitato qui per poter mantenere la numerosa famiglia. L'Ariosto aveva 9 fratelli, era stato incaricato Chieri Correttore con una bolla di Papa Giulio II dal 1506 al 1512. Effettivamente per 6 anni lui ha goduto i benefici e le rendite di questa terra. Lui non aveva degli incarichi precisi, delle funzioni precise di essere presente o di... sappiamo che probabilmente veniva solo a riscuotere praticamente. Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori, le cortesie, l'audaci imprese io canto, che furo al tempo che passaro i mori d'Africa il mare e in Francia no quer tanto. Dirò d'Orlando in un medesimo tratto cosa non detta in prosa mai né in rima, che per amor venne in furore e matto. Este, nella provincia veneta, il luogo di origine della casata che troverà la sua capitale a Ferrara. E proprio a Ferrara, nel 1516, si pubblica la prima edizione dell'Orlando Furioso, un'opera in una lingua ancora densa di suggestioni padane, a cui non è estranea la missione di nobilitare l'origine della dinastia Estense, ma che sa miracolosamente astrarsi da questa incombenza e diviene piuttosto l'emblema di ogni edificio della fantasia pura. Un'opera così immensa e dal successo popolare così immediato, che appare arduo oggi delinearne in sintesi origini e derivazioni. L'arte della fiaba, secondo quanto ci racconta Calvino nella sua lettura dell'Ariosto, e, non dissimile, l'arte dei pupi, in cui nel racconto delle gesta di Orlando si esprime tutta la felice libertà del raccontare. I pupi, i pupari, quelli della Sicilia, in Sicilia, tutte le gesta di Orlando sono ancora patrimonio dell'orale, e il teatro dei pupi, no? Dove ci sono tutte le vicende dei paladini, sono proprio quelle a misura della gente che ha viaggiato poco, studiato poco e che quindi forse è ancora funzionante la dimensione del sogno, della visionarietà, dell'incantamento, dell'incantagione. Ecco. Nell'introduzione alle fiabe italiane, Calvino dice che la fiaba è uno strumento di educazione, non è assolutamente un intrattenimento al bambino soltanto. Il protagonista della fiaba passa attraverso una serie di prove e finisce poi col superare alla fine queste prove. Ora il bambino viene educato alla paura e alla realtà della vita. Il capolavoro dell'Ariosto ci racconta l'amore, ci racconta la guerra, ci racconta la crudeltà. Ed era anche una strana tecnica narrativa di interrompere le cose sul più bello e di iniziarne un'altra. Poi sul più bello questa fu interrotta in un'altra e poi dopo riprendeva quella, perché era la spia della tradizione orale della poesia. Cioè c'era uno che reggeva forte o che recitava e la corte che ascoltava. Poi un'altra suggestione per la quale basta affacciarsi nei giardini di Reggio Emilia, dove due statue si guardano. Una la riconoscono tutti, è Ariosto, il figlio più celebre di Reggio. L'altra è Boiardo, straordinario e oggi poco ricordato poeta, che ha creato con il suo Orlando innamorato, o innamoramento di Orlando, il precedente della più grande epopea ariostesca. Una incredibile coincidenza se pensiamo che Boiardo è nato e vissuto proprio accanto a Reggio, in questa rocca di Scandiano, che è uno dei grandi monumenti italiani. Scandiano, che è il luogo appunto nel quale ci troviamo, era una sorta di luogo di confine dello Stato Estense, la parte a ovest dello stesso Stato, e la rocca che voi vedete qui davanti era al tempo stesso residenza signorile e luogo militare. Il Boiardo, grande dignitario della casa Estense medesima, ne aveva fatto una sorta di buon ritiro nel quale veniva a ritemprare, per così dire, le proprie forze. Con la terza generazione di questi Boiardo, nel 1441 in particolare, nasce appunto il conte e poeta al tempo stesso Matteo Maria Boiardo, il quale definisse la sua dimensione di uomo politico
per un verso, grande dignitario della casa estense e grande letterato, una delle figure più rilevanti della cultura estense di quel tempo. Nel quindicennio che va dal 70 all'85, il Boiardo scrive quello che tradizionalmente viene conosciuto come Orlando innamorato. La caratteristica specifica del poema è quella di avere per primo in Italia o addirittura in Europa fuso due tradizioni letterarie che fino ad allora si erano sviluppate in modo assolutamente autonomo. Per un verso la tradizione bretone, cioè del nord della Francia, dove le vicende amorose erano prevalenti, e dall'altra invece il ciclo cosiddetto carolingio, dove invece le vicende belliche di Carlo Magno in difesa della fede cristiana erano appunto a loro volta prevalenti. Certamente l'Ariosto non dichiara nel poema, ma lo dice in qualche lettera, non fa altro che continuare il poema del Boiardo, in effetti. E questo sta dentro la tradizione ferrarese e la passione dei principi ferraresi per la letteratura cavalleresca. Gli estensi sono i principi italiani di più vera e antica nobiltà cavalleresca. E questo li spinge anche a considerare la letteratura cavalleresca come qualcosa che ha a che fare con la loro genealogia. Evidentemente, quando si parla di innamoramento o di Orlando innamorato, ci deve essere per forza di cose un oggetto femminile in questo caso. E l'oggetto femminile è questa sorta di archetipo straordinario che è appunto Angelica, una donna che percorre tutte le vicende del poema, continuamente inseguita e a sua volta talvolta inseguendo la dimensione amorosa. Tant'è vero che poi appunto l'Ariosto, nel poema che farà seguito a questa vicenda con l'Orlando furioso, proprio determina la pazzia del paladino, del personaggio Orlando, una volta che l'Orlando stesso si accorga che Angelica è innamorata di Medoro, da cui la pazzia e quindi la perdita del senno, che poi Astolfo recupererà nella straordinaria vicenda successiva dell'Ariosto sulla luna. Credendo che toccassero la luna, dietro venian con frettolosi passi. Questo monte è la ruota di fortuna, nella cui cima il volgo ignaro pensa ch'ogni quiete vi sia, né ve n'è alcuna. La luna, che nelle satire è la metafora per la fortuna, e nell'Orlando di ogni cosa lontana, di ogni possibile immaginazione. E dalla luna ci spostiamo in un paese che è anch'esso abbastanza lontano, ma non così tanto in realtà. L'Ungheria, un paese di pianure e di villaggi, che sembrano tende piantate dagli unni nell'immaginario cinquecentesco, una sorta di prolungamento fantastico delle misteriose estensioni dell'Asia, almeno nell'ipocondriaca fantasia ariostesca. Un evento imprevisto nella vita di Ariosto lo costringe a fare i conti con questa realtà. E questo è lo spunto anche della prima satira, perché la prima satira è appunto il rifiuto dell'Ariosto di seguire il suo signore, cardinale Ippolito d'Este, per andare in Ungheria. Perché il cardinale era stato invitato da Papa Leone X di raggiungere la sua diocesi di Agria. In realtà l'Ariosto non ci vuole andare, perché il medico gli ha detto che gli fa male andare in paesi freddi, perché là la gente mangia pesante, la cosa gli dà fastidio e insomma avanza una serie di ragioni che sono appunto dei pretesti. Chi vuole andare attorno vada, vegga Inghilterra, Ungheria, Francia e Spagna. A me piace abitar la mia contrada. I grandi sedentari sono dei grandi fantastici e dobbiamo ai grandi sedentari le scorribande più grandi dell'immaginazione, insomma. Questa è una cosa che dice in maniera mirabile Baudelaire nel Voyage, in Fleur du Mal. Salgari, no? Non aveva mai visto niente di quello che ha descritto.
Beh, Bizet, pescatore delle perle di vetro, in Giappone non c'era mai stato. La Carmen non l'aveva mai vista, la Spagna, però ce l'aveva in testa, perché evidentemente gli bastava quattro suoni che sentiva di un nacchera spagnola, una mantiglia. Come Henri Rousseau il doganiere, che andava al mercato, a Le Halles, vedeva un bel cesto di insalata e faceva la foresta del Centro America con quattro cose, reinventava. Se la parola è la parola poetica, il massimo di realtà e di verità viene raggiunto. Anche nelle favolose storie dei paladini o degli amori inconciliabili o nelle questioni di genealogia. È proprio la felicità della sedentarietà, dello stilita, che ecco, è la differenza fra la vista e la visione. Ecco, se uno vede troppe cose non sogna più, se uno vede poche cose perché sta fermo, acuisce e acutizza un sesto senso, che è la visionarietà, la quale è inversamente proporzionale al numero delle cose viste. Io sto sempre sostenendo, anche in giro dove vado, che oggi la gente, a furia di vedere troppe cose che non riguardano, e questo è Hillman, che non sono daimonion, cioè che non sono destino che le deve vedere, che sono buttate, superfettate da 120 canali che usano come una patumiera agli occhi degli esseri umani, e come fosse la bocca di un water closed. Ecco, noi vediamo una quantità di cose che non solo non ci riguardano, ma che ci inibiscono la funzione sogno, la funzione immaginazione. Forse Ariosto ricordava il detto di Orazio, che muta il cielo e non l'animo chi viaggia, ma dentro l'animo, ci ricorda Ariosto, è difficile penetrare. Ben so del ragionar si vede il volto, ma dentro il petto mal giudicar puossi. L'animo dell'Ariosto, un poeta che ci è spesso stato rappresentato sereno e imperturbabile rispetto all'infelice Tasso. Eppure, ecco la biografia di un uomo costretto a una vita diversa da quella che avrebbe desiderato. Cosa si nasconde dunque nell'anima dell'Ariosto? L'Ariosto effettivamente è un personaggio che appare nel racconto del Furioso come un grande creatore di miti, di miti che poi hanno in realtà un senso molto moderno, perché sono miti dei sentimenti umani in genere, diciamo. Però è anche un personaggio che ha i suoi tormenti, le sue difficoltà interiori, le sue idiosincrasie, prima di tutto. Bisogna che la forbice sia molto aperta fra quello che uno fa per dovere e quello che uno fa per piacere. Cioè, se coincidono, è un pericolo anche per l'arte. Un'epoca straordinaria, questo XVI secolo, in cui Ariosto è figura centrale in un contesto di grandissimi artisti che è impossibile anche solo enumerare, ma i cui incontri, anche i passeggeri, possono sempre emozionarci. In queste zone viveva uno dei pittori più grandi del Cinquecento. Siamo all'interno della Pieve d'Albinea, la chiesa più antica della nostra zona, abbiamo alcune documentazioni che lo testimoniano, e parlando dell'Ariosto non possiamo non confrontare e non paragonare un altro artista contemporaneo, anche se 10 anni più giovane di lui, che ha operato a pochi passi dall'abitazione dell'Ariosto. Qui il Correggio ha dipinto un importante quadro commissionato dal parroco. Abbiamo una documentazione del 1517 dove il parroco scrive ad Alessandro Malaguzzi per intercedere con l'Ariosto. Il Malaguzzi era naturalmente della famiglia dell'Ariosto, del ratto materno. Fa riferimento al Malaguzzi per chiedere se il pittore poteva dipingere il quadro su tavola e non su tela, come aveva concordato con lui. Perciò questo dimostra il primo contatto avvenuto qui in loco tra il Correggio e il nostro parroco. Il Correggio è uno dei massimi esponenti della pittura italiana del Rinascimento,
gli anni combaciano, perché siamo ai primi del Cinquecento. Ci fa piacere pensare che questi due personaggi della cultura del Rinascimento italiano abbiano vissuto o soggiornato o parlato in questa chiesa ed abbiano partecipato alle vicende del nostro paese, sia pur per un breve periodo di tempo. Pazzo che al suo signor contradir vole, se ben dicesse che ha veduto il giorno pieno di stelle e a mezzanotte il sole. Ariosto, che è passato dal cardinale Ippolito alle dipendenze di suo fratello, il duca Alfonso d'Este, sa quanto poco conti il suo punto di vista rispetto a quello dei suoi mecenati che, come ancora una volta avrebbe potuto insegnargli Orazio, restano in ogni caso datori di lavoro esigenti. Il vigesimo giorno di febbraio chiude oggi l'anno che da questi monti qui scesi per custodir, come al signor mio piacque, il gregge Grafagnin che a lui ricorso ebbe. La novità del loco è stata tanta ch'ho fatto come augel che muta gabbia, che molti giorni resta che non canta. Non ti maravigliar, ma meraviglia abbi che morto io non sia ormai di rabbia, vedendomi lontan 100 più miglia e da neve, alpe, selve e fiumi escluso da chi tien del mio cor sola la briglia. L'Ariosto arrivò a Castelnuovo Garfagnana il 20 febbraio del 1522 e fu commissario degli Estensi qui fino al 1525, fino al giugno del 1525. L'Ariosto era già stato qui, c'era passato due volte prima di allora, ma per brevissimo tempo. Il posto non gli piaceva, era una dipendenza degli Estensi, diciamo, però gli Estensi avevano perduto Castelnuovo nel 1520 perché il Papa, Leone X, aveva voluto che questa zona si legasse a Firenze, come era stata anche altre volte prima. Alla morte di Leone X, i Garfagnini richiesero agli Estensi di tornare i padroni dell'area. E la cosa accadde velocemente, fra il gennaio e il febbraio del 1522. Dunque l'Ariosto arrivò qui come commissario della Garfagnana, nuovo commissario di una nuova storia della Garfagnana che voleva appunto liberarsi dei fiorentini. Fu dura per lui, perché l'Ariosto è un uomo di pianura e venire qui in questo luogo che è chiuso torno dalle colline e in parte dalle montagne, da Puane, era una cosa che gli dava un senso di soffocamento, evidentemente. Ma soprattutto gli dette per un anno un silenzio poetico assolutamente strano nella sua esperienza. Insomma, ti confesso che qui perduto ho il canto, il gioco, il riso. Ostiami in rocca o voglia all'aria uscire, accuse, liti, sempre e gridi ascolto, furti, omicidi, odi, vendette e tire. Sì che or con chiaro, or con turbato volto, convien che alcuno prieghi, altri minacci, altri condanni, altri ne mandi assolto, ogni dì scriva e mandi fogli e spacci al duca or per consiglio or per aiuto, sì che il ladron cod ogni intorno scacci. L'Ariosto non ha scelto di venire a Castelnuovo di Garfagnana, ma ha chiesto in realtà al duca Alfonso un lavoro perché lo stipendio di cortigiano, diciamo, e di collaboratore del principe che riceveva fino a quel momento
era stato sospeso per difficoltà economiche del duca e quindi l'Ariosto non riceveva più nessuno stipendio. Qui la terra lui la definì di lupi e di briganti perché in realtà non c'era un controllo reale del territorio, quindi chi poteva viveva di rapina e di rapina associandosi in bande e ce n'erano due in lotta fra di loro e il povero commissario doveva far conto su 12 balestrieri in tutto che in effetti erano del tutto insufficienti come forze di polizia. L'Ariosto ebbe qui per un po' almeno uno, il preferito fra i suoi figli illegittimi, che era Virginio, per cui oltretutto chiederà poco dopo l'aiuto del Bembo in la Sesta Satira, ma insomma lo ebbe qui e gli insegnò, a quanto dice nella Sesta Satira, i latini suoi, cioè la letteratura, la poesia, e la lingua e la poesia latina, che era l'anima dell'educazione letteraria dell'epoca, e insomma lo restò a lungo. E, insomma, la presenza qui del figlio è documentata da affermazioni del duca, insomma, che ricordano questo fatto. Di mandarmi potreste chi m'ha spinto dai dolci studi e compagnia si cara in questo rincrescevol labirinto. Se il Signor vuol farmi grazia pieno, a sé mi chiami e mai più non mi mandi più là d'argenta. Un Ariosto che aspira alla sua dimora ferrarese e che fatichiamo a collocare in scenari che non siano quelli padani. Seguiamolo dunque quelle poche volte che lo vediamo altrove. Sulla strada di Roma, per esempio, eccolo affacciarsi a Todi per una delle sue ambascerie e la cittadina umbra, con uno straordinario arazzo nella sala dell'Arengo, ricorda ancora oggi questa visita come uno dei momenti più importanti da celebrare nella sua storia. Quindi Tivoli, alle porte della capitale, qui Extramenia, il simbolo più stupefacente della dinastia Estense, quella villa d'Este che fu l'incanto del Rinascimento ed è tuttora uno dei monumenti più visitati d'Italia. Ed è il momento di tornare a casa finalmente, quei luoghi che fanno di Ferrara l'approdo definitivo dell'Ariosto, come la sala del castello dove si rappresentavano le sue commedie, un versante meno ricordato, ma non perciò meno rilevante tra le opere del poeta. Felicità de stima alcun che 100 persone te accompagnino a palazzo e che stia il volgo a riguardarte intento. Io la stimo miseria, piuttosto che arricchir voglio quiete. Ferrara diventa uno dei centri del nuovo rinascimento della commedia antica proprio attraverso quel revival che sotto Ercole viene fatto di testi plautini e terenziani. E vedremo che Ariosto proprio da questa classicità proporrà poi le sue celeberrime commedie che avranno un successo tale e quale, tanto da essere un capitolo straordinario della storia letteraria italiana. E finalmente la casa di Ariosto a Ferrara, da cui nel 1932 segue la terza e definitiva edizione dell'Orlando, non più nella lingua padana cara a Boiardo, ma in un toscano distillato, secondo il modello dell'amico e principe delle lettere Pietro Bembo. Ma questo ormai appartiene alle storie letterarie. Quanto alla vita,
Ci piace soffermarci su questo ambiente piccolo e adatto a lui, dove proprio come un altro Orazio vive nella cornice silenziosa e di piccoli affetti familiari, insieme finalmente all'amata Alessandra, che contribuisce a fare di Ariosto un personaggio particolarmente simpatico, un luogo miracolosamente conservatosi per l'amore che questa città ha sempre portato per il suo figlio adottivo. Lo scenario più adatto per immaginare un Ariosto che racconta le sue favole senza fine, le sue magnifiche corbellerie, poco prima di morire, dolcemente accompagnato dal saluto di eroi, di fanciulle e di lume.